Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con un video dedicato a Ghost Recon Wildlands, nuovo titolo Ubisoft in uscita il 7 marzo. Siamo, come potete vedere dalla scritta in sovraimpressione, al test della Open Beta. Ci sarà qualche giorno, credo fino al 27, per provare il gioco, quindi potete accedere tutti. L'ho scaricato, siamo su PC, quindi l'ho scaricato da Uplay, ma dovrebbe esserci anche sullo store console. Allora, oggi ci facciamo un videozzo, così tanto per provarlo un pochino insieme. C'è la gallina, possiamo... Oh. Ah, ok. Possiamo ammazzare la gallina, bene. Era tanto per provare. Comunque, andiamo a vedere un attimino la mappa di gioco. Io ho già giocato qualche oretta così per testarlo. Abbiamo fatto una live sul... su Twitch di Nvidia e vi faccio vedere un attimino. Praticamente, vabbè, questa squadra di soldati... barra fantasmi, perché come dice anche il nome Ghost Recon, noi, il nostro obiettivo è quello di lavorare in silenzio, senza farci beccare, senza, quindi sì, stealth sostanzialmente. Poi vabbè, come sapete, ogni tanto il nostro stealth va un po' puttane, ma lasciate fare. Comunque l'obiettivo è quello di smantellare il cartello del Narcos. Questo qui è il boss. E sulla mappa, con un primo zoom, potete vedere che noi siamo in questa prima zona comandata da questi due tipi. Che soggettoni, tra l'altro. Comunque, vabbè, poi ogni zona ha il suo comandante in capo della zona. Questi qui è la prima, come vedete c'è un teschio, quindi presumo sia la difficoltà. Poi pian piano andiamo sempre con quelli più cazzuti. Questo qui è il... cartello completo, quindi come potete notare anche la mappa è immensa. Abbiamo qui la nostra barra delle abilità, queste le guadagniamo andando in giro, facendo missioni, poi vediamo qualcosina. Anche questi rifornimenti li possiamo beccare in giro segnalandoli e avvisando, diciamo, i ribelli che li andranno poi a recuperare. Le dotazioni, vabbè, possiamo un'arma principale, arma secondaria, pistola, drone e quant'altro. Pian piano sbloccheremo altre cose. Si può giocare in multiplayer, in cooperativa con i propri amici o con il matchmaking, beccando a caso chi volete voi. Io al momento sto giocando con l'intelligenza artificiale, che onestamente non è che sia un granché, soprattutto per quanto riguarda gli alleati. Però avevo segnato una missioncina qui vicino, tanto per provare. Quindi andiamo col nostro veicolo. Occhio che abbiamo preso la gallina. Vabbè, questi poi spawnano direttamente dentro, quindi possiamo andare con cattiveria. Vediamo se riusciamo eventualmente a non morire con un incidente in auto. Siamo in Sud America e tra l'altro anche molto ma molto faigo visivamente. Non so quanto possa rendere nel video su YouTube, ma vi dico che è molto faigo. Attenzione! E finisce così la nostra... No, aspettate, stiamo rotolando. Ma dove va? Buon uomo! Salga! Salite! Guarda che è tutto a posto, guarda questi che non si fidano. Comunque, lo stavo dicendo, non so se sentite la musica di sottofondo, la voce un po' alterata, perché ho tolto la musica di gioco, però c'è la radio comunque. E a parte le nostre difficoltà nel guidare questo veicolo all'interno di un fiumetto, che è anche comprensibile come cosa, dicevo, per questioni di copyright, spero non segnalino la music, altrimenti devo toglierla in un modo o nell'altro. Sta di fatto che ci siamo avvicinati. Ah, cazzarola, è una zona un po' difficilotta, perché adesso vi dico. Parcheggio qua, dai. Scusate, scendiamo. Perché come vedete è segnato in viola. Ecco la base dell'unità. Vabbè. Stiamo cercando il capitano che è in contatto con Yuri e Polito. Il bersaglio ci serve vivo. Roger, buon. Allora, come ha detto, l'Unitad è un gruppo speciale e sono molto cazzuti rispetto ai personaggi classici, che sono segnati in giallo barra arancione. Questi segnati in viola invece sono di una cattiveria abnorme e quindi dobbiamo stare un attimino attenti. Vabbè, stiamo perdendo il segnale del nostro drone. Ma... dell'unità da solo dentro il bunker. Vabbè, non vedo un cazzo, ma va bene. Ci facciamo il giro con il nostro drone. Eccone un altro. Stiamo entrando forse un po' troppo nel dettaglio, non lo so. Nel senso, se vedono un drone che vaga così, va tutto bene o no?
Comunque ho migliorato un po' anche il drone. Vi ho fatto vedere la pagina dei miglioramenti. Non lo so, aspetta. Forse no. Sarebbe questo delle abilità. Sì, ve l'ho fatta vedere, ve l'ho fatta vedere. Lasciate fare. Ok, tornando a noi. C'è anche un elicottero qui nei paraggi. Noi adesso mettiamo il nostro cecchinazzo e... stando ben attenti a non farci beccare male. Quello è nascosto. Dai, ricarica e sbammete. Quanta leggiadria. Lo becchiamo da qua? No. Pensavo scendesse il colpo, invece è andato dritto per dritto. Cioè, in realtà scende, forse la distanza non era abbastanza per farlo scendere, quindi. Altra cosa, così possiamo comandare la nostra squadra via adunata, alt e fuoco. E sotto invece c'è il supporto ribelle, perché facendo alcune missioni secondarie, quelle segnate in verde, potete sbloccare queste cose. Cioè al momento abbiamo diversivo, mortaio e consegna veicolo. Ora. Come detto, questi viola sono cattivi. Andiamo. Ecco, vedo il capitano dell'unità. E interroga il capitano, quindi presumo che l'uccisione non sia contemplata, Nemico a terra. Sì, il capitano è un po' rincoglionito che non vede nessuno, ma che ce frega, meglio per noi. Lì dentro c'è qualcuno, non so se possiamo evitare la cosa. Ehi, vedo un soldato. Cazzo. Non vedo nessuno. Laggiù, nel bunker. Morto, eh? Ok. Penso che, come vedete, gli aloni viola sono le zone dove sono presenti i nemici, quindi un pochino ve le segnala, non proprio nel dettaglio, ma poi ce li andiamo a trovare noi eventualmente. È da fare con calma, ve lo dico, perché sennò c'è qualcuno qua dentro, no? Aia, spetter drone, salve. Ma non dicono niente al drone. Cioè, a me fa piacere, perché... Ecco il bersaglio numero 5. Allora, aspettate che mi giro col drone con una certa lentezza. E qua sotto ci sarà qualcun altro, eccolo là. Abbiamo segnato quasi tutti i nemici. No, credo tutti, vabbè. Quindi, ora, prima di tutto cerchiamo di rientrare qua. Dove cazzo si entra, scusate. Mi sa non da qui. Allora, occhio. Un uomo. Scusi. È storia. Storia sì, ma... Ok, stiamo bene. Storia contemporanea. Bisogna stare un po' attenti. Quindi bisogna agire sempre con una certa calma e circospezione. Di solito noi mandiamo tutto a puttane, ma questi sono dettagli, come sempre. Allora, qua... No. Quelli là sono... Cioè, ci sono anche dei civili, quindi... Non è che dobbiamo fare per forza stragi, certo, poi se... Soldato dell'unità, vicino alla discarica. Ce l'ha segnalato lui vicino alla discarica. Eccolo là. È l'unico? Cazzo. Avranno sentito? In realtà no, quindi... Bene per noi. Calcolando che li abbiamo segnati tutti, possiamo andare con una certa spavalderia. La maggior parte delle volte non riusciremo a segnarli tutti, quindi. E altra cosa, questo viola che abbiamo individuato qua, dobbiamo farci qualcosa? Dobbiamo farlo esplodere? Dobbiamo... Ma non lo so. Vabbè, lasciamolo stare. Come vi dicevo, queste casse verdi
sono quelle dei rifornimenti. Quindi marchiamo le risorse. Perfetto, quindi abbiamo preso più 50 di quell'oggetto, tra virgolette. Lì ce ne sono altre. Quello sta lì dentro. Quello sta là. Questo cibo. Come vedete ci sono le forchettine e possiamo poi ritrovarle nelle abilità qui. Eccole qua, 275. Ci servono per poter migliorare il nostro equipaggiamento, le nostre caratteristiche anche dal punto di vista della mira, ad esempio resistenza e quant'altro. Quindi quando ci siamo lo facciamo. Vabbè, ce n'è un altro dall'altro lato, ma perdiamo una vita qua, quindi magari qualcuno sì, ma tutti no. Dove cazzo sta? No, aspettate. Ah, stanno, guarda come cazzo stanno infrociati. Dai, eh. Scusi. Ok. Occhio a quell'altro che sta qui nei paraggi, eh. Prendiamo anche questi se riusciamo. Perfetto. Questo dovrebbe essere uscito dalla casupola, quindi occhio. Occhio perché ci può vedere anche quello in realtà. Forse è meglio da quest'altro lato. Bersaglio a terra. Non è successo niente. Calma, va tutto bene. Aspetta. Attenti a non farci beccare da questo, perché potrebbe presumibilmente anche scappare. Credo. Ci sono anche delle casse di munizioni, se vogliamo recuperare un po' di nostre munizioni, che ci potrebbe anche stare. Mentre questo qui forse è un'arma speciale. No. No, ok. No, sono indicate in modo diverso. Ah no, è questo. Sì, sì, ok, abbiamo preso un'arma speciale, che di conseguenza sarebbe questa in uso. Vabbè, teniamoci questa in uso, va. Facciamo del panico qua. Come saliamo qui sopra? Si può giocare anche con il pad eventualmente, io ora sto mouse e tastiera perché ci sta. Però volendo, okay, sì, sì. Coopere, oh, yeah. Il todo salta piede. Come va, stronzo? Bendecos. Ma state zitto. Merda. Uccidetemi subito, tanto non parlo. La scelta è tua, ma con due sadici come Yuri e Polito un giorno potresti finire tu appeso al soffitto. Non puoi fidarti. Sarebbe meglio per te se li eliminassimo. Senti, non sono una spia, ma diciamo che sì, mi fanno paura. Il fatto è che non sono nemmeno Itaqua. Allora farli tornare a Itaqua. Di che hai un pacco per loro. Oggi è pulito. Agnello pronto per la consegna. Un borrego, vale. Ok, dai. Missione completata. Missione principale completata. E a questo punto direi con estrema sportiveggianza, visto che abbiamo addocchiato lì un elicotterino, che fa, non lo prendi? Che andiamo a piedi? Non mi sembra il caso. Quindi ci prendiamo questo elicottero, che è anche armato tra l'altro. Armato e probabilmente pericoloso. Lì sotto c'è un'altra arma, però onestamente famo che... ma ce ne andiamo. C'era un'altra missione qui, missione secondaria di... rubare un aereo. Allora, ci avevo già provato con scarsissimi risultati. Ora che la nostra coppia sta tornando a Itaqua, dobbiamo scoprire esattamente dove andrà. L'unità ha mollato il colpo, andiamo. Perché ho avuto qualche
problemino con la guida dell'aereo, diciamo, forse l'atterraggio non è stato proprio dei migliori. Comunque, intanto ci godiamo il panorama. Aspetta, piano. Allora, con i velivoli ho qualche problemino, con le auto tutto a posto, come avete visto guidiamo alla grande, ma i velivoli, ecco, c'è qualche difficoltà in più. Non è sempre a causa mia, sono gli alberi che ci vogliono male. Siccome qua ci attaccano, noi in linea teorica dovremmo anche cercare di atterrare, voi dite, in una zona dove non ci sono alberi. Vabbè, non è detto, non è detto. Molto spesso dobbiamo stare attenti perché potrebbero scappare con l'aereo, con gli elicotteri, con quello che noi vogliamo rubarci, quindi. E queste missioni verdi sono per i ribelli, che poi ci sbloccano delle cose. Aspettate, siamo andati un po' vicini. Attivo il drone. Non si sono accorti di niente, però va bene. Ok, no, un pochino si è accorto di qua. No, sì. Ok. Ok. Ci sono. Aspetta, ce n'era un altro. Segniamo prima l'altro e poi iniziamo a cecchinare. Ma perché vi lamentate? Scusa, non avete mai visto un elicottero che passa così in amicizia? Guarda questi. Non si fidano, non si fidano. Non so perché. Uccisione. Ah, naturalmente potete dare anche, ad esempio, io provo a segnare quello lì e farlo uccidere da un mio collega. Premo Q di nuovo e quello appena può. T'hanno visto? Roger, raggiungo la posizione. Gli dovrebbe sparare. Vabbè, faccio io, va. Chi fa per sé fa per tre, Sto cazzo. Per quello vi dicevo, la cosa migliore secondo me è giocarlo. Uccisione. Attenzione, un colpo letale al ginocchio, tra l'altro. Cazzo. Che stava appisolato quello. Olè. Vai, zona ripulita. Dicevo, è meglio giocarlo un po' come The Division, dai. Calcolate che giocarlo con amici è sempre meglio, perché avete un'intelligenza non artificiale, quindi. Volevo ricaricarmi un po' di munizioni, però onestamente possiamo andare tranquillamente con l'aereo. Vai. Allora, qui, come vi dicevo, ci potrebbe essere qualche problema. Salite. Vabbè, sti cazzi. Occhio. Uffa, non mi lasciate più guidare solo per quella. Aspettate che. Dove cazzo devo andare? Dove devo andare? Scusate, aspetta, l'altra volta me l'aveva segnato l'obiettivo, adesso no. Porta il velivolo all'aeroporto dei ribelli. Sarà questo? Sì, ok, ce l'aveva segnato. Ecco, e io qua. Cioè, in realtà c'ero arrivato anche, non so chi ha seguito la live. C'eravamo anche quasi arrivati. Ma perché non è facile proprio guidarlo, perché sono un sacco di tasti che sulla tastiera sono un po' complicati da utilizzare, perché dobbiamo usare i WASD in generale. Cazzo. Oh. No, stavo cercando di evitare perché sembrava. E con shift acceleriamo. Sembrava fosse un lanciarazzi o qualcosa del genere. Ora, se riusciamo a superare le montagne ci possiamo lavorare. Onestamente non so se sentite il sound, perché non vorrei forse coperto da coperta. Però guardate che figata la zona. Godetevela adesso, perché tra poco saremo in picchiata, precipitando nel deserto. Ok, dovremmo atterrare lì. C'è anche la zona innevata. No, bellissimo. Allora, visivamente è bellissimo. Poi adesso sul PC mi sto spiziando parecchio con questi titoli. Non mi ricordo come si frena, però. Potrebbe essere un eventuale problema. Ma cazzo, ma come faccio a atterrare qua? Ci avete parcheggiato le cose. Control per frenare. Le mucche! Le mucche! Le mucche!
Attenzione, attenzione. Aspettate. Mamma mia, atterraggio perfetto. Diciamo ai ribelli dove prendere i loro rifornimenti. Qua è stato un colpo di finezza, Questo è stato veramente un colpo. Ma pure le mucche possono morire. Aia, scusa. Scusa. Scusate, scusate. Scusate. Questi sono i ribelli. Aia. La mucca. Complimenti per i cappellini, tra l'altro. Voi sì che siete dei ribelli cattivi. Proprio si vede che siete cattivissimi. Appena vi si vede, dico: cazzo, questi sono proprio crudeli. Comunque, sta di fatto che. Non so che facciamo. Cosa dobbiamo fare? Qua dobbiamo rubare un elicottero, che ci potrebbe anche stare. Voi dite, rubiamo tutte queste cose qua a destra e a sinistra. Per il momento sì, sono queste le cose che si possono fare. Cioè, nel senso che ci sono, perché le missioni principali è questa, dov'è? Quella gialla. Però non vorrei spoilerare neanche tantissimo, perché poi ragazzi ci facciamo tutto appena uscirà il gioco, il 7. Guarda che leggiadria, vai. Occhio alla mucca. Attenzione, guarda qua. Attenzione, attenzione a Holt. Holt. Aia, scusa Holt, tutto a posto? Mamma mia, che resistenza questo signor Holt. Sta di fatto che prendiamo un elicottero e andiamo in giro. Ma com'era? Aspetta, raggiungi l'obiettivo in che... Ah no, perché forse ho segnato la missione. No, andiamo in montagna. Ci salutiamo da una vetta, che dite? Ma sì, dai. Andiamo in montagna. Come detto ragazzi, poi appena il gioco uscirà inizieremo la mega seriona su Ghost Recon o Ghost Recon Wildlands. Molto ma molto figo. Come detto, in cooperativa secondo me dà il meglio di sé, però magari, perché The Division in linea generale si poteva affrontare da... Possiamo salire con l'elicottero? Eventualmente era affrontabile anche da soli. Questo secondo me, essendo più tattico, ci vuole una maggior coordinazione, ci vuole una maggior attenzione, accerchiamento e quant'altro. Quindi diciamo che è un po' più tattico, appunto, cioè da lavorarci di più. Però secondo me è fattibile. C'è questa roccia che è rossa, perché? Aspetta, si sta impallando il mondo. Allora, niente da fare, perché mentre ci stavamo avvicinando alla montagna è crashato il gioco, sì. Vabbè, ci sta, ci potrebbe stare, visto che è ancora un open beta, sperando che... Aia. Ci sono problemi nella versione definitiva, quindi rimandiamo la scalata alla vetta ad una... Sì, ad un'altra volta. Ci salutiamo invece così, in questo modo estremamente più sportiveggiante, con un incidente in moto, che non è stato colpa mia. Quando siamo in questa condizione gli altri alleati ci potrebbero aiutare, ci potrebbero, però come vedete i pallini dalla minimappa si sono bellamente fregati del nostro sfracellamento al suolo, quindi sì, ok, ci hanno abbandonato per strada, così nessuno chiama un'ambulanza. Vabbè, ci vediamo, attenzione, no, è arrivato, grazie, con calma. Aia, secondo me ci ha coltellato. Scusate, mi scusi. Partito un colpo. Ma che c'è? Il vetro antiproiettile. Non è morto quest'uomo. Quello? Hanno paura delle armi. Lo so che hanno paura delle armi. È per questo che noi andiamo in giro armati, no? sta di fatto che a questo punto, come detto, direi di salutarci. Vai, salite con la Sumitsu. Qua spacchiamo dei culi. Dai. Siete lentissimi. Ci lasciamo così a questo punto con la Shumitsu che va con estrema cattiveria qui per le montagne. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che, signora, che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Noi ci vediamo con Ghost Recon Wildlands, credo direttamente al 7 marzo, quando uscirà. Sì, penso di sì. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo appuntamento.
Saluto a tutti da Quel Taleale.